le cooperative sociali, le fondazioni, le associazioni, i gruppi di volontari e tutti quelli che, beh, lungo l'arco del tempo si erano costruiti il loro contesto, le regole, il trattamento fiscale, gli statuti, i contesti nei quali agire, i regolamenti interni. Cioè erano tutti mondi che non è che erano senza regole, avevano il loro contesto regolatorio, ma era diverso l'uno dall'altro. E si aprivano anche, virgolette, contenziosi, interpretazioni, aree grigie, problemi di capire. E quindi io credo che sia stata una grande idea, e anche ci ha voluto un po' di coraggio, a dire adesso proviamo a costruire un contesto condiviso che tenga conto di tutte queste diversità, ma che lo qualifichi come un pezzo importante della vita della società. Un riconoscimento pieno del valore del terzo settore.